Sotto per il numero 3586, Alessandro Sisti e Andrea Fraccero riportano in scena sul settimanale disneyano il personaggio di Sando Paper. Lo fanno non con un seguito delle storie originali o con un remake di queste, ma con una vera e propria nuova parodia che, pur se iniziando in una maniera analoga rispetto alla parodia originale, poi prende una direzione diversa, che probabilmente è molto più simile a quella dei romanzi di Emilio Salgari o, per chi li ha visti, agli sceneggiati trasmessi dalla Rai e interpretati dall'altrettanto mitico Kabir Bedi. Di fatto io non ho letto né i romanzi né ricordo tantissimo lo sceneggiato, anche se amavo molto il personaggio di Sandokan. Ho visto qualche puntata qua e là, però non ho visto nessuna delle serie o di l'unico film prodotto per intero. La saga originale di Sando Paper, di cui questa Sando Paper, pubblicata sul 3586, è da considerarsi una specie di reboot, venne pubblicata sui numeri 1096-1097 di Topolino, realizzata da Michele Gazzara ai testi e da Giovan Battista Carpi ai disegni, propose ai lettori di Topolino una interpretazione disneyana dei personaggi salgariani. Abbiamo quindi Paperino che interpreta Sandokan e vari altri personaggi disneyani che interpretano in particolare alcuni avversari storici di Sandokan, come Paperone da un lato, che è lo storico avversario bianco di Sandokan, e i Bassotugs, ovvero i Bassotti che interpretano i Tuareg. È interessante nella Perla di Labuan vedere anche come Paperina, in questo caso, viene trasformata secondo i cliché dell'epoca, ovvero una petulante femmina piuttosto logorroica. Non a caso, infatti, Sisti, per la rappresentazione di Marianna nella nuova parodia, prende come riferimento un po' di più la serie televisiva e quindi probabilmente anche il romanzo, visto che abbiamo un personaggio molto più forte e decisamente molto più aderente appunto a ciò che ricordo della serie televisiva relativamente a Marianna. Il cast in questo caso si arricchisce perché al posto del corvo che interpreta Yanez, in questo caso abbiamo invece Paperoga che interpreta un personaggio analogo. Tra l'altro Yanez lo ritroveremo non solo nelle Due Tigri storia, realizzata interamente da Carpi e pubblicata sul numero 1679, e che poi lo stesso Carpi riprenderà per interpretare il poliziotto che insegue il personaggio interpretato da Paperone nel Il mistero dei candelabri. Ma è anche presente il buon Gastone, che in questo caso di fatto probabilmente sarà, visto che abbiamo per ora letto soltanto il primo episodio, il principale antagonista di Sando Paper in questa nuova parodia. Altro importante punto di differenza tra le due parodie è che, mentre nella parodia originale la storia viene raccontata da uno Yanez invecchiato, nel caso invece di questo Sando Paper la storia inizia proprio più o meno da quella che era la terza pagina della storia originale. Terza, forse un pochino di più, però vabbè, l'idea è quella. A parte queste differenze, però, ci sono anche molti punti di contatto con la parodia originale, come confermato dagli stessi autori nel corso dell'intervista pubblicata subito dopo la storia. D'altra parte, sia la Perla di Labuan sia le Due Tigri sono considerate da entrambi gli autori due storie mitiche. Ovviamente i punti di contatto stanno da un lato nella caratterizzazione dei personaggi e nella capacità di Sisti di riuscire a riprendere, opportunamente modificata la sensibilità moderna, la comicità espressa da Gazzarri nella parodia originale. Per contro, Fraccero, che è stato uno degli allievi di Carpi all'epoca nell'Accademia Disney, ha ripreso di fatto un tratto molto simile al suo tratto originario, che era molto vicino
vicino a quello di Giovan Battista Carpi. Non è però soltanto una ripresa di un tratto che in parte aveva abbandonato, sebbene comunque aspetti carpiani continuano a restare ancora oggi nel tratto di Fracero, però anche alcune soluzioni grafiche, costruzioni, delle illustrazioni, creazione di piccole gag in background che riprendono proprio le soluzioni che adottava Carpi nelle sue storie, sia in quelle forse un po' più limitate scritte da altri, sia in quelle, in questo caso in maniera molto più libera, scritte dallo stesso Carpi. E quindi è bello leggere una nuova storia che rinfresca il mito di Sandopaper da un lato e di Sandokan dall'altro. Tra l'altro il mio avvicinamento al personaggio inizia con Le due tigri e soltanto alcuni anni dopo ho potuto recuperare la storia originale, quella della Perla di Labuan, prima con Topolino Story e poi successivamente con il grande classico numero 8, la seconda serie ovviamente. Arrivati a questo punto di questo video, che è stato un po' un video dedicato al fumetto Disney, un po' a metà strada con collezione Disney, visto che abbiamo anche visto qualcuna delle pagine delle ristampe precedenti e delle storie precedenti, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi uno sfogliatopo in cui cercherò di mettere a disposizione la visione degli sfogliatopi delle due storie originali, quelle di Gazzara e Carpi e quella di Carpi da solo. Detto ciò, saluti a tutti!